Beresi, quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in questo video per andare a parlare di due ufficialità in casa Cosenza, di due colpi di calciomercato assolutamente importanti e quindi andiamo subito a parlarne e parliamo di due rinforzi nel reparto difensivo. Ovviamente poi usciranno altri video sui vari colpi che il Cosenza ha fatto, comunque visto che negli ultimi giorni si sta muovendo molto per prepararsi comunque al meglio alla parità, alla prima giornata comunque di Serie B ad Ascoli. E detto questo, andiamo quindi a parlare di due rinforzi del reparto difensivo, perché firmano da svincolati Rigione e Vaisanen, colpi su cui sono totalmente d'accordo. Il Cosenza, secondo me, già dall'inizio avrebbe, comunque da quando siamo stati ripescati e riammessi più che altro in Serie B, avrebbe dovuto puntare sulla lista svincolati, dove ci sono tanti giocatori contattabili, tanti giocatori comunque che possono fare a caso il Cosenza, anche perché io stesso nel mercato che ho fatto uscire, mi sembra ieri, adesso non so, vabbè, ieri dal momento in cui sto registrando, però non so quando pubblicherò questo video, comunque ho fatto uscire, mi sembra mercoledì 18 agosto, ecco, ma l'ho registrato molto prima, ho registrato mi sembra sabato 14, domenica 15, non mi ricordo, ma comunque l'ho registrato molto prima rispetto alla data di pubblicazione. Posso dirvi questo, ma detto questo comunque, e ho anticipato il colpo a Vaisanen, tanto che infatti se voi vedete il video io non faccio riferimenti a notizie barra interessamenti perché io non ero, cioè io l'ho preso prima che il Cosenza, prima che se ne parlasse praticamente, ho anticipato il colpo a Vaisanen inconsapevolmente perché non sapevo assolutamente che il Cosenza era interessato a lui, infatti l'ho fatto, ripeto, l'ho registrato prima comunque dell'interessamento, ma a parte questo, quindi due rinforzi a liste svincolati che apprezzo ancora di più, ancora maggiormente, proprio perché, ripeto, non sono i classici prestiti, ma sono investimenti che poi, facendo firmare a questi giocatori i contratti pluriennali, si possono poi eventualmente cedere, dovessero fare una grande stagione e monetizzare dalle cessioni, essendo giocatori di proprietà. Questo quindi è un aspetto importante. Quindi giocatori comunque importanti che ti garantiscono esperienze, due rinforzi dal Chievo, se vogliamo dire così, dal Chievo comunque, che ripartirà dalla Serie D molto probabilmente, ma che comunque non farà la Serie B neanche in sovrannumero, arrivano comunque a Cosenza, quindi oltre al danno anche la beffa, diciamo, per il Chievo. Quindi Cosenza che praticamente ha preso il mister del Chievo, due giocatori del Chievo, forse ne prende un altro, cioè ormai ha preso il suo posto nel campionato Serie B, quindi ormai sta facendo veramente la zia. A parte questo, quindi arrivano per il reparto difensivo, per il pacchetto difensivo, Rigione e Vaisanen, due rinforzi sicuramente importanti, due rinforzi comunque di categoria assolutamente. Rigione è un difensore classe 91 che firma un biennale con il Cosenza, quindi arriva comunque a titolo definitivo e arriva comunque, come dicevo, da svincolato. È un rinforzo importante anche perché c'è la concorrenza, c'erano altre squadre interessate, giocatore che comunque viene da una buona stagione con la maglia del Chievo. L'unico, diciamo, discorso che poi vale per entrambi è il modulo, perché comunque a Cosenza giocano una difesa 3, mentre comunque negli ultimi anni a Chievo hanno giocato a Verona comunque hanno giocato in una difesa a 4 con Aglietti, quindi questo è un altro aspetto da valutare. Sono comunque giocatori sicuramente tatticamente intelligenti, quindi non credo che diciamo, non credo ci siano grandi problemi, però comunque è sempre un aspetto da valutare. Sicuramente, ripeto, Rigione colpo importante, difensore di alto livello per la categoria e sicuramente rinforza in un poco il pacchetto difensivo, così come il colpo Vaisanen. Sono due rinforzi di alto livello, secondo me, da una squadra che potrebbe fare tranquillamente anche una squadra da metà classifica, Rigione e Vaisanen. Quindi sono contento dei due arrivi perché li reputo entrambi giocatori che possono fare bene, tra l'altro si conoscono, quindi sicuramente, e conoscono anche Zaffaroni perché comunque, per i pochi, no, forse no, no, forse no, però adesso sinceramente non so la loro situazione, se erano svincolati prima o si sono svincolati d'ufficio comunque dopo che il Chievo è stato escluso, però se sono stati svincolati dopo che il Chievo è stato escluso, allora conoscono anche, diciamo, a grandissime linee Zaffaroni, quindi piccola postilla se vogliamo dire così comunque. Però, ripeto, anche lui colpo assolutamente interessante, ovviamente mi sto riferendo a Vaisanen, oltre a Rigione, difensore comunque classe 94, quindi ancora più giovane, ma anche qui rinforza assolutamente di livello, firma, a differenza di Rigione che ha firmato un biennale, lui firma un annuale con opzione, quindi è un anno di contratto, dovesse poi esserci tutte le condizioni, allora si rinnova comunque, c'è l'opzione di rinnovo.
E anche qui difensore comunque di alto livello, sempre giocato comunque squadre importanti, a Verona, a Crotone, anche in Serie A, Crotone comunque, è stato nel giro anche della nazionale finlandese, mi ricordo una partita contro l'Italia, ha giocato, cioè quindi è un giocatore comunque di esperienza e di caratura importante, ripeto, ha anche esperienza internazionale a livello di nazionale maggiore, quindi è un giocatore comunque importante, un giocatore che deve ritrovarsi dopo una stagione comunque tutto sommato discreta, che comunque vorrà sicuramente imporsi in una squadra di medio-basso livello, ma che comunque può portargli anche a lui comunque, può riportarlo comunque in auge, così come anche per discorso simile per Rigione. Ripeto, due rinforzi per il pacchetto difensivo del Cosenza assolutamente importanti, assolutamente di livello, ne mancano ancora diversi perché quindi comunque adesso non siamo coperti totalmente nel reparto difensivo, ancora qualcosa secondo me c'è da fare perché un colpetto, diciamo, dietro dobbiamo farlo, seppur comunque ci sono tantissimi difensori, ma molti sono giocatori della primavera, barra giovani che comunque vanno mandati via o comunque vanno tenuti in primavera, ma che sicuramente non faranno parte della prima squadra, però sicuramente, cioè, Rigione e Vaisane sono due colpi, ripeto, per la categoria importante che possono dare una mano già comunque dalla partita di Ascoli, speriamo, siano in condizione per poter giocare. A questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!